Guattai a tutti ragazzi da Giocherina e benvenuti in questo nuovissimo Q&A. Lo so, questa settimana non mi sto dedicando ai gameplay, però questo mercoledì ho deciso di mettere il gameplay da parte perché ragazzi volevo assolutamente rispondere alle vostre domande, perché madonna me ne avete fatto un'infinità. Quindi se il video durerà un pochino mi dispiace, però ragazzi ripeto, mi avete fatto un botto di domande. Ciao Jimmy ha chiesto: qual è il tuo genere musicale preferito? Allora, preferito non ti saprei dire, perché io amo la musica in ogni suo aspetto, quindi solitamente non mi sto tanto a fissare sul genere. Se mi piace la canzone, mi piace la canzone, boh, indipendentemente dal suo genere. Robo Joker mi ha chiesto: cosa ne pensi di questa moda degli youtuber di scrivere libri? Caro Rob, fossero solo youtubers. Ultimamente ho visto anche diverse star di Facebook scrivere libri, ma si trattava comunque tipo di ragazzini, tra l'altro ragazzini che non sanno manco scrivere in italiano corretto. Quindi quando vedo ste cose rimango un attimino così interdetta, però alla fin fine chi sono io per giudicare una roba del genere? Ale Milano Official mi ha chiesto: preferisci giocare su console o PC? Tra le console, PlayStation, Xbox o Nintendo? Grande, continua così, grazie. Per quanto riguarda console o PC, direi console, perché io ho cominciato a giocare da piccola su console e su PC non sempre mi ci ritrovo, però quando devo giocare su PC gioco tranquillamente anche su PC. Per quanto riguarda PlayStation, Xbox o Nintendo, ti dico PlayStation perché sono sonara da sempre, da quando sono piccola sono stata su PlayStation, però non per questo vado a denigrare le altre console, ragazzi, ognuno giochi liberamente con quello che vuole. Trotta Alessandro mi ha chiesto: cosa c'è di meglio in Spagna rispetto all'Italia e viceversa? Allora, se proprio te la devo buttare lì sul lato pratico ed economico, ti dirò che in Spagna, perlomeno qui dove abito io a Valencia, i prezzi della vita sono più bassi. Infatti quando sono andata in giro per i supermercati il primo periodo, ma tuttora resto comunque incredibilmente sorpresa dal costo degli alimenti e robe simili, perché sono davvero molto più convenienti rispetto a quelli italiani. Per quanto riguarda il lato politico, ti dirò, non è assolutamente meglio dell'Italia, perché qui nei TG senti continuamente di quanta corruzione ci sia fra i politici, eccetera. L'essere umano dovunque vada... se può accaparrare, accaparra. Andy Ambig mi ha chiesto: qual è il Joker che preferisci? Pensi che Jared Leto possa aver fatto un buon lavoro? In assoluto il Joker che preferisco è quello di Heath Ledger, è appunto lui che mi ha fatto innamorare del Joker. Ma con questo non voglio assolutamente togliere nulla a Jack Nicholson o a Jared Leto, anche se appunto non ho ancora visto la sua interpretazione, quindi non saprei dirti se ha fatto un buon lavoro, ma dai, probabile di sì. Incubo Official mi ha chiesto: Joke, farai mai una serie su qualche vecchio gioco della prima play? Un bacione dal tuo amico Incubo. Ciao Incubo, un bacione. Per quanto riguarda il retro gaming, sinceramente non lo so. Attualmente sicuramente no, perché voglio concentrarmi più su altre robe, ma in futuro chissà. Giuseppe di Dio mi ha chiesto: tornerai con dei video dove canti? Questa domanda ovviamente mi è stata fatta più di una settimana fa. Ti ho risposto tra virgolette automaticamente con il video che ho caricato lunedì. È un videoclip sì, ma è un videoclip tra l'altro di una mia cosa, quindi dove ho cantato io personalmente. Probabilmente ne farò anche altri in futuro, chissà. Red Ghost mi ha chiesto: cosa ne pensi del Joker di Jared Leto? Sinceramente non ne penso nulla, perché non ho visto la sua interpretazione. Se dovessi guardare la sua interpretazione vi farò sapere, statene certi. Heaven's Player mi chiede: quando inizierai i video doppiaggio? Sinceramente non saprei dirti, perché attualmente mi sto concentrando principalmente sui gameplay, anche se comunque quando mi avanzerà il tempo ovviamente poi mi concentro anche su altro. Futuro chissà, probabilmente riprenderò a fare anche doppiaggi. Nico Niki mi ha chiesto: quali youtuber segui in questo periodo? Attualmente devo essere sincera, non sto guardando tanti video su YouTube. Devo dire che poco tempo fa mi sono gustata dei video di Dario Moccia, no, per il resto ripeto, guardo video random, non sto seguendo proprio youtubers in maniera specifica. Davide Alfieri mi ha chiesto: raccontaci del tuo carattere da bambina e se è cambiato qualcosa. Un bacio Joke. Ciao Davide, un bacio. Allora,
Allora, per quanto riguarda il mio carattere da bambina, ero una bambina molto molto vispa, molto molto solare, molto molto allegra, socievole, anche se il mio carattere fondamentalmente è rimasto identico a quello di quando ero bambina, perché sono fondamentalmente una persona molto molto riservata, oserei dire qualche volta quasi timida, anche se non rasento la timidezza ma la riservatezza, tranne quando appunto poi mi sciolgo, quindi apro completamente me stessa alla persona che ho di fronte quando mi sento a mio agio, questo devo specificarlo, perché sennò mi chiudo proprio come un riccio, e quindi divento appunto la persona allegra, socievole, simpatica che in effetti sono. In pratica mi creo tipo una specie di corazza autodifensiva, devo dire, perché nella vita ho preso tanti calci in culo dalle persone, quindi ho, diciamo, imparato prima di tutto a difendermi creandomi appunto questa barriera di riservatezza. Magari inizialmente potrei sembrare quasi una persona fredda, acida di merda, però non sono così. Quando poi con una persona riesco a sentirmi a mio agio e sento di potermi aprire, allora lì esplode la giocherina che c'ho dentro. The Wolf Denton 20 mi ha chiesto: cosa ne pensano i tuoi parenti della tua carriera su YouTube? Non so se intendi parenti proprio, cioè tipo zii, cugini o roba del genere. Intendi quello? Non ho mai avuto rapporti strettissimi con i miei parenti, quindi non è che ho mai avuto la possibilità di parlare della mia carriera su YouTube con queste altre persone. Per quanto riguarda i miei, mia mamma è stra entusiasta di quello che faccio su YouTube ed è, spesso mi dice, orgogliosa di me, insomma, di quello che vede che faccio. Quindi se è contenta mia mamma, a me basta e avanza. Andrea Di Lorenzo mi ha chiesto: giocherina, qual è stato il momento più imbarazzante della tua vita? Ti dirò che io ci ho pensato a sta domanda, ci ho pensato alla risposta e grazie a Dio non ho mai avuto proprio figure di merda epocali. Una cosa che mi ricordo, cioè sì, che è stata imbarazzante abbastanza, quando ero con il mio ex ancora, eravamo in giro in un Media World, lui aveva una maglietta rossa, ci eravamo separati un attimo e mentre io stavo guardando, non mi ricordo se dei film o dei giochi, molto probabilmente dei giochi, ho visto con la coda dell'occhio che si avvicinava un tipo con una maglietta rossa. Allora io, straconvinta che fosse il mio ex, me ne sono uscita con una frase che ora non ricordo, ma so che era una frase comunque abbastanza tipo cafona, no? Nel senso, non mi sono trattenuta magari da dire una parolaccia o una roba del genere, chiamandolo poi tra l'altro amore. Quando mi giro vedo che non era lui, era un altro ragazzo che è rimasto un attimino interdetto, mi ha guardato così malissimo e c'è stato appunto questo momento di imbarazzo, io sono rimasta così, ho fissato un momento e il tipo ha fatto un sorrisetto, poi è andato via, io sono rimasta così e mi sono detta: mamma mia che figura di merda. Non è di certo una cosa imbarazzantissima, però una delle uniche cose che mi sono venute in mente. Slaty mi chiede: la tua più grande paura? La più grande paura in assoluto che ho, ma penso che comunque sia una paura comunissima a tutti, è ovviamente di perdere le persone che amo. Lo dico perché dentro di me provo un vero e proprio terrore di questa cosa. Edoardo Botta mi ha chiesto: che musica ascolti? Se ti piace il rap, fai una canzone con Rodrigo dove canti anche tu. PS, mi saluti. Ciao Edoardo, un bacione. Che musica ascolto? Appunto, l'ho detto prima, sono una mente totalmente aperta con la musica, non ho un genere specifico. Il rap in effetti era uno dei pochi generi che non ero solita ascoltare. Adesso che vivo con Rodrigo, che ascolta esclusivamente rap, insieme a suo fratello, col quale adesso conviviamo, che ascolta esclusivamente rap, sto ascoltando più spesso rap. E per quanto riguarda cantare con lui una canzone, non lo so, forse era in uno dei suoi progetti, nei progetti di Rodrigo, quindi non lo so, aspettatevi di tutto. Eltreo mi chiede: come hai capito che Rodrigo era il ragazzo giusto per te? Salutamelo da parte mia. Come l'ho capito? Ci è voluto un po' di tempo, perché poi tra l'altro la nostra storia è un po' strana, poi magari un giorno ve la racconto. Ho capito che era il ragazzo giusto per me perché noi ci siamo conosciuti virtualmente, quindi nonostante il nostro rapporto nei primi mesi sia stato esclusivamente virtuale, era davvero capace e in grado di farmi stare bene, farmi sentire bene, e io mi dicevo: ci riesce virtualmente, figurati dal vivo, figurati quando saremo insieme. Odezzi mi ha fatto un giochino: pensa ad un numero da 1 a 10. Fatto. Adesso fai il doppio. Fatto. Fatto ciò, aggiungi 100. Fatto. Ok, ora fai la metà. Fatto. Ed infine togli il primo numero che hai pensato da 1 a 10. Fatto. Esce 50. Cazzarola, sì. Poi voglio che mi spieghi il trucco. Manuel Steen mi ha chiesto: ti trasferiresti in Spagna? Mio caro,
mi sono già trasferita in Spagna quasi 8 mesi fa ormai. Otaku 2012 mi chiede: hai mai visto Hell's Kitchen, Gordon Ramsay Rules? In Italia non ho mai guardato Cucine da Incubo, quindi non ho mai guardato il programma con Gordon Ramsay. Però qui in Spagna fanno lo stesso programma che si chiama Pesadilla en la Cocina, che significa incubo in cucina, nel quale invece c'è un altro cuoco spagnolo che mi piace un botto. Infatti lo fanno ogni sabato alle 16, ogni sabato alle 16 siamo lì davanti alla TV a guardarlo. Davide Coari mi ha chiesto: ti piacciono gli anime? Se sì, quali? Gli anime, diciamo che generalmente sì, mi piacciono, anche se attualmente non ne sto seguendo. Ti nomino sicuramente Dragon Ball, che è un anime, una serie che ha segnato ovviamente la mia infanzia, come quella di molti, suppongo. E ne ho guardato uno per intero, me lo sono proprio divorato, che si chiama Claymore. Mi è piaciuto davvero tantissimo. Emma Pate, o Emma Pate, non lo so, mi ha chiesto: cosa ne pensi del mondo di oggi? Sulla questione del mondo di oggi sinceramente potrei parlare per ore. Non sono molto positiva per quanto riguarda il mondo di oggi. Ci sono davvero tanti aspetti che mi affliggono e vorrei insomma cambiassero, ovviamente. Cosa che probabilmente non avverrà mai, perché l'uomo sicuramente è destinato ad andare verso la sua autodistruzione. Quindi ti dico che sul mondo di oggi e sul mondo del futuro specialmente ho molti dubbi. The Furian Gamer mi ha chiesto: perché sembri una psicopatica serial killer? Sembro una psicopatica serial killer, davvero? Per questo il nome Giocherina, piacendomi il personaggio del Joker? Sì, in effetti diciamo che mi attira l'idea di sembrare un po' fuori di testa. Fai palestra? No, non faccio palestra, non ho mai fatto palestra in vita mia, anche perché tra l'altro di regola non è che ne avrei bisogno, perché di costituzione sono magra. E mi hai chiesto quanto sono alta. Un saluto da rompiscatole per eccellenza, dai che non rompi le scatole. Sono alta quasi 1,70 m, 1,69 m giù di lì. Alex DM mi ha chiesto: qual è il tuo youtuber preferito? Mio youtuber preferito penso che resta e rimarrà Markiplier per quanto riguarda YouTube nel mondo. Lo seguo da tantissimo tempo, lo trovo davvero abile nel commentary, tra l'altro ha una voce incredibile che penso che chiunque lo senta direbbe: ma sto tipo deve fare il doppiatore perché c'ha una voce fantastica. E poi mi fa ridere, cioè mi fa ridere, ragazzi, veramente. Io per fortuna capisco l'inglese, quindi capisco tipo il 90% delle cose che dice. The Chester 1023 mi ha chiesto: attualmente il lavoro si trova in Spagna? Questa questione del lavoro qui in Spagna penso che in parte sia abbastanza simile alla situazione del lavoro in Italia, nel senso, purtroppo anche qui ovviamente i locali, i ristoranti, i negozi cercano ovviamente principalmente gente che abbia già esperienza, e da questo punto di vista è identica la Spagna all'Italia. The Webcam Scal 78 mi ha chiesto: ma resterei sempre lì? Ora come ora sì, dipenderà da molti e diversi fattori, quindi per ora sì, resterò qui in Spagna, anche se comunque dentro di me è sempre un po' di nostalgia per l'Italia, la sento, perché nonostante tutti i suoi difetti io sono molto affezionata al mio paese. Per ora tempo indefinito, poi in futuro chissà. Allora ragazzi, queste erano tutte le domande che mi avete fatto. Mi ha fatto un piacere immenso perché me ne avete fatte tantissime e mi avete fatto poi domande di diverso carattere fra di loro, quindi non posso che ringraziarvi ragazzi di cuore. Ovviamente aspettatevi nei prossimi giorni nuovi gameplay, ragazzi, mi raccomando. Ricordo a tutti che ho anche una pagina di Facebook e in descrizione trovate tutti i link dei miei social. Nient'altro da aggiungere, grazie a tutti, un saluto, un bacione e a te e a tutti la giocherina, ciao.